Ursula von der Leyen punta alla riconferma. Meloni, l'Italia conti di più a Bruxelles. Da oggi si apre la partita per delineare i vertici europei. I capi di Stato e di Governo dei 27 si incontrano per una cena informale organizzata dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel per discutere di chi dovrà ricoprire i posti al vertice delle istituzioni. In discussione la presidenza della Commissione, per cui Ursula von der Leyen resta la favorita del Consiglio europeo, dove si ipotizza Antonio Costa del Parlamento con una riconferma per Roberta Metsola, mentre per il ruolo di alto rappresentante per gli affari esteri si parla di Kaja Kallas. La decisione formale potrebbe arrivare nel Consiglio europeo del 27-28 giugno. L'Italia, con Giorgia Meloni, porterà sul tavolo le proprie richieste di contare di più a Bruxelles. Di nomi non ne si è ancora parlato, assicurano nella maggioranza, ma il candidato naturale per l'ingresso nella nuova Commissione sarebbe Raffaele Fitto. Spostare un ministro aprirebbe però la strada ad un rimpasto di governo, un'idea esclusa pubblicamente dalla Presidente del Consiglio. Idem per Giorgetti e Tajani. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane c'è anche quello di Elisabetta Belloni. A ciò si aggiungono le aspettative dei paesi dell'Est Europa, con la Polonia in testa, che aspirano ad un maggior riconoscimento del loro ruolo nell'Unione Europea.